Buongiorno da Mattino 6 per questo martedì 7 marzo. Oggi si ricorda Santa Felicita. Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani. Iniziamo dalle pagine del centro nelle cronache dedicate a Pescara. Commercianti sul piede di guerra, protesta contro il mercatino etnico alla stazione. Tutti rispettino le regole. A centro pagina, università vietata ai disabili a Pescara, fuori servizio 9 ascensori su 12, fermi anche i montascale. E poi all'interno l'inchiesta Consip, i legali dicono altro che corruttore, Romeo ingannato. Il rapporto Istat, Abruzzo con meno nati e più anziani. E poi il cuneo fiscale, tagliare le tasse ma alzando l'IVA e con nuovi debiti. Cronache su Pescara, anziano pestato in strada per 6 euro. A Montesilvano il prefetto dice liberate il ghetto entro 15 giorni. Penne, Labrioni, Malverdi tra i papabili al posto di Flore. E poi il decreto terremoto alla Camera ultimo giorno per gli emendamenti. L'inchiesta sugli appalti in Abruzzo, la difesa di Ruffini chiede la restituzione dei computer. A Lanciano manette per l'appalto dell'ASL, arrestati Colasante e Spadaccini, indagato il manager Flacco. Le pagine del centro sulle cronache dedicate alla provincia di Chieti, Ortona, travolta dal bus della sua ditta Napoleone. E poi Chieti il ricorso contro l'autovelox di Brecciarola. Lanciano 3 condanne per la droga nel rave party. A centropagina manette per l'appalto dell'ASL, Lanciano arrestati con la Sante e Spadaccini ed è indagato il manager Flacco. E poi a Vasto, Antonella è rimasta sola, il marito le rapisce i figli, i parenti lanciano un appello. Monte Odorisio, auto contro cinghiale, feriti 2 anziani. Le cronache dedicate alla provincia di Teramo. Teramo e terremoto e tasse, troppi sfollati, i conti comunali in pericolo. A Bellante una spaccata al bar, SUV utilizzato come ariete. E poi la salute, sono 22.000 i teramani malati di reni. A centropagina l'Olanda, la conquista di Teramo, la blogger dice così i miei connazionali possono salvare i borghi. Lei è Olga Segar, una blogger olandese che vive a Teramo, sulle montagne. Le pagine dedicate alla cronaca della provincia di L'Aquila ad Avezzano, coca e favori, poliziotto piange davanti al giudice. L'Aquila è morto l'ex vice sindaco Nardecchia. Ancora centrodestra Silveri pronto a candidarsi. Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo, la villa con i soldi dell'ASL, Lanciano arrestato per riciclaggio, l'imprenditore Antonio Colasante sigilla la casa in Sardegna, ai domiciliari una dirigente dell'azienda sanitaria di Chieti, indagato anche il DG Pasquale Flacco. E poi l'accusa è il business delle lenzuola pulite. Pescara, il filobus sulla strada parco, il test, oggi la sperimentazione e i comitati sono sul piede di guerra. Di spalla il colpo in farmacia, preso nella notte un ex carabiniere, Tortoreto in azione, bandito con il taglierino, intercettata, auto in fuga, 2 fermi da brivido. A Pescara picchia e rapina un 80enne. E poi gli allevatori con le mucche protestano a Montecitorio, la categoria chiede sostegno dopo i danni provocati da frane, neve e sisma. Di taglio alto sul Mona, Gianna e Valentina, unione civile dopo la bimba nata con la fecondazione. La Serie A, il Pescara adesso pensa al futuro, obiettivo giovani e attacco da scoprire. Per la Serie D l'Aquila regna ancora il caos, si lavora al cambio di società. Titoli del quotidiano La Città, Brucchi torna alla giunta a 9, dentro Dodo di Sabatino e un Gattiano di Futuro Inn, in ballo anche BIM, fondazione e candidature. E poi di taglio alto, riunioni carbonare in chiave anti-Filipponi, Giulianova, i nuovi PD non lo vogliono come sindaco. A Tortoreto Nico Carusi presenta lista simbolo e sede. E poi a Roseto Ciancaglione con gli scissionisti dei democratici. Di spalla la politica di Dalmazio e Quagliariello con nuova idea. E poi Bellante, vetrina sfondata con il SUV per rubare alle slot. I numeri della questura, 300 donne maltrattate in un anno. A centropagina Sanità, ministro Lorenzin a Teramo per un nuovo macchinario. Accelera la cura del cancro al Mazzini. Una villa in Sardegna con i soldi dell'ASL, 2 arresti e 9 indagati nell'inchiesta di Lanciano. E poi scomparso il bala, anima dei giovani del Teramo Rugby, oggi si svolgeranno i funerali.
L'analisi, il diavolo ha anche bisogno di segnare. Ora invece andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine della Repubblica. Unione Europea, lo scandalo dei rimborsi. Ecco, gli italiani sotto inchiesta e al vertice dei 4 big a Versailles. Sì, all'Europa a due velocità. E poi Islam, Trump chiude le porte a 6 paesi ma salva l'Iraq. Il costo del lavoro, il piano dei tagli in busta da 300 a 800 euro in più, il cuneo fiscale ridotto per i nuovi assunti. Titoli di apertura di Libero, ci stanno colonizzando italiani via e dentro i neri. Nel 2016 crollo delle nascite, siamo 134.000 in meno, ma il calo è compensato da 135.000 immigrati irregolari in più. Fuga all'estero per scappare dalla crisi, se ne sono andati in 157.000, il triplo rispetto a quelli espatriati 6 anni fa. E poi la verità di Quagliariello, i soldi di Romeo Belpietro li ho portati io. La Stampa, patto a 4 sull'Unione Europea, più velocità. Merkel dice assetti variabili o crolla tutto. Gentiloni risponde ripartiamo da difesa e politiche sociali. A Parigi l'incontro con Hollande e Rajoy in vista del vertice di Roma sui 60 anni dell'Unione. Lo status quo non è più sostenibile. E poi centropagina nei villaggi della pulizia etnica contro i cristiani, un reportage in Iraq dove i jihadisti dell'ISIS hanno cancellato la presenza di comunità millenaria. L'Unità titola Lavoro e crescita, governo verso il 2018. Gentiloni si prepara ad arrivare a fine legislatura, investimenti e taglio del cuneo fiscale. Piano da 4 miliardi per le periferie, Damiano dice nuovo welfare per gli autonomi. E poi a centropagina se anche la Chiesa non chiude le porte a Fabo. Il tempo, baby squillo per un giorno. Domani è la festa della donna, una nostra cronista si finge minorenne, dalla chat agli incontri con gli adulti, ecco il racconto dell'orrore. La rivelazione di Aracri al tempo, le 7 denunce inascoltate sulla Consip, il caso. E poi la sentenza per la Cassazione può essere la prova del tradimento, un SMS che ti costa il divorzio. L'Avvenire titola Stati Uniti torna il bando e cade il marchio, solo il terrorismo motiva il blocco bis di Trump. Nascite in calo e più emigrati, il declino italiano. E poi la politica, Parigi vertice a 4, Gentiloni, l'Unione Europea sicura e sociale. Il Messaggero in apertura a Romeo attacca, accuse sui conti, l'imprenditore tace con il GIP e rilanci, PM chiesero il mio arresto prima di avere le prove. Nelle carte 8 operazioni sospette, in un anno ha trasferito a Londra oltre 100 milioni. E poi serve un'Europa a più velocità o c'è il rischio che crolli tutto. A Versailles sicurezza, profughi, sociale, difesa, i 4 big spaccati sull'agenda. Il Gazzettino, Consip, il giallo dei soldi all'estero, l'inchiesta, all'imprenditore non parla davanti al GIP ma attacca con i legali, il mio arresto chiesto prima di avere le prove. Il Faro dell'antiriciclaggio su 8 operazioni sospette di Romeo, in un anno trasferiti 100 milioni a Londra. Il Fatto Quotidiano, grandi manovre, l'accusatore Marroni è avvisato, resta in Consip e deve ritrattare. L'avvocato di Tiziano Renzi dice lo sentiamo nelle indagini difensive. E poi l'eutanasia di J. Fabo, l'ultimo saluto sarà in chiesa, non come Welby, la curia di Milano ribalta la linea tenuta 10 anni fa a Roma. Il manifesto, le donne verso lo sciopero globale. E poi la fotonotizia, i piccoli omicidi nel mondo, quasi 2 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento, uccisi dal cambiamento climatico e dall'acqua contaminata, l'allarme nel rapporto shock dell'OMS. E dopo decenni di sviluppo incontrollato, la Cina promette il cielo blu. Il Mattino, nasce l'Europa a più velocità, Hollande dice indichiamo noi la via, Gentiloni risponde ora politiche sociali e difesa comune, Germania, Francia, Italia e Spagna d'accordo su cooperazioni diversificate per salvare l'Unione Europea. E poi ancora l'inchiesta Consip, Romeo si indaga sui conti a Londra, l'imprenditore dice arrestato senza prove. Il Secolo XIX, nasce l'Unione Europea a velocità diverse, la Merkel ha dichiarato se ci fermiamo crolla tutto, Gentiloni dice serve un'Europa sociale, Parigi c'è l'intesa con Hollande e Rajoy sugli assetti variabili, il tema difesa comune. E poi a Genova gambizzato davanti a un bimbo. Toti, visite ed esami in Liguria, arriva un numero unico, la regione annuncia il CUP centralizzato entro giugno.
La Gazzetta del Mezzogiorno titola Consip Romeo tace e dice: mai incontrato Renzi padre, ma che corruttore, ero emarginato. Il PD Orlando replica Emiliano, non ho un conflitto di interesse. La verità, l'editore di Libero ha comprato la casa di Verdini in difficoltà, Russo e Romeo inguaiano Angelucci. E poi la manovra di Padoan picchia sulle pensioni, salta l'APE sociale, più tasse sui giochi e per la prossima finanziaria serviranno larghe intese. Ora andiamo a vedere i titoli di iniziamo a sfogliare le pagine del centro. In apertura la sanità e le manette, l'appalto della lavanderia per comprare una villa. Lanciano arrestati l'imprenditore Colasanti e la dirigente ASL Spadaccini. L'accusa 2 milioni extra per lenzuola e divise di 3 ospedali non lavate. E poi chi è l'imprenditore? Voleva la Virtus dei Maio e salvare il calcio frentano. È stato editore di Quotidiano ma ha fondato il suo impero su edilizia e sanità. E poi perquisita la casa del manager ASL Flacco, è indagato insieme all'avvocato Spadano, alla dipendente Pantalone e altri 4, ed ecco chi sono. E poi l'ordinanza e le intercettazioni, lei dice al telefono: se incrociano i dati delle fatture siamo nei guai. E ieri è arrivata la notizia proprio dell'inchiesta sul caso degli appalti della lavanderia. Facciamo il riepilogo in questo servizio. Continuiamo il fisco e la politica, taglio delle tasse per i neoassunti. Il governo lavora al piano per la riduzione del carico sul lavoro. Servono le coperture entro aprile e il ritocco sull'IVA agevolata. E poi a partire dal 2018 si punta a cancellare i contributi a carico dei lavoratori giovani neoassunti. Il costo stimato 1 miliardo di euro. Sui call center il MISE punta ad applicare un vincolo di territorialità per garantire che il 100% delle attività svolte per il mercato italiano restino nel paese. Gli appalti Consip, Romeo corruttore, io fregato, queste le dichiarazioni, interrogatorio per l'imprenditore napoletano. I legali dicono: non ha mai visto il padre dell'ex premier. Mister X, l'uomo che a Roma ha incontrato Tiziano Renzi, è un imprenditore siciliano. Ipotesi di chi indaga, gli ha rivelato di essere spiato. Il Partito Democratico parte la corsa alla segreteria, sono 40.000 le firme depositate da Matteo e a Rignano salta l'assemblea Dem. Movimento 5 Stelle, Lotti, Di Maio attacca Renzi, non poteva non sapere, e cresce il pressing per la mozione di sfiducia. Abruzzo all'anagrafe regione più vecchia e con meno residenti, ci salvano gli stranieri. In un anno il saldo morti e nascite è stato di meno 5.000, Pescara è la provincia con il tasso di natalità più alto. Un nato su 5 nel 2016 ha una madre straniera, dato che si traduce in una percentuale del 19,4%, una quota identica a quella dell'anno precedente. Incrementano tutte le classi di età più avanzate, gli over 65 sono il 22,3% e gli ultra ottantenni il 6,8%. E poi ora più risorse per la famiglia. Il ministro Costa dice: nel 2017 stanziati 600 milioni per i nuclei con figli fino a 3 anni. Fabo cambia le regole in chiesa a Milano, l'ultimo saluto al DJ, decisione storica della Curia che avvisa: non è un funerale. Mina Welby, porte aperte anche grazie a Papa Francesco. Il decreto terremoto, quagliariello per l'Abruzzo, serve una legge speciale. Il senatore di Idea a Teramo dice: mi auguro una convergenza dei parlamentari. Parte la campagna di tesseramento al nuovo partito, alle comunali ci saremo. E allora ieri è stato presentato il nuovo movimento Idea proprio a Teramo, presenti c'erano il Gaetano Quagliariello e Mauro Di Dalmazio, e nel presentare il nuovo movimento hanno parlato anche della situazione drammatica del sisma a Teramo, delle difficoltà, e hanno parlato insomma di un quadro e delle iniziative che ci sono per il territorio. Vediamo.
Gaetano Quagliariello, eletto senatore in Abruzzo, oggi leader del Movimento Idea, ha incontrato a Teramo sostenitori e amici, ma anche il presidente della provincia Renzo Di Sabatino, per assicurare il suo sostegno ad un decreto del governo che possa essere più generoso verso questo territorio martoriato. Vorrei che si arrivasse a una legge speciale per l'Abruzzo. Io credo che ci sono territori non abruzzesi che si trovano in situazione di uguale difficoltà, in alcuni casi anche di maggiore difficoltà. L'Abruzzo però ha due specificità ed è per questo che se vogliamo affrontare seriamente questo problema dobbiamo partire dall'Abruzzo. Il primo è che purtroppo inizia a diventare un problema di lunga durata, data dal 2009. E in alcuni casi ci sono popolazioni che vivono con questo terrore da quella data fatidica. E intanto anche in Abruzzo sono in atto grandi manovre politiche in vista delle prossime elezioni. Questo partito nasce per cercare di dare un contributo per la ricostruzione di un progetto unitario di centrodestra. Questo è il motivo per cui è nato ed è nato cercando di farlo e vuol fare questo, raggiungere questo obiettivo, cercando di coinvolgere tutta una serie di realtà civiche che sono partecipi della vita politica, ripeto, unite nella condivisione di un progetto che è quello che manca in realtà, manca un progetto unitario che mette insieme le cose condivise, gli aspetti condivisi pur nelle diversità e che possa ambire ad essere forza di governo. La visita di Quagliariello a Teramo è stata anche l'occasione di spiegare la trasparenza e la natura lecita di quel finanziamento da 50.000 euro dell'imprenditore Romeo a favore della Fondazione Magna Carta, di cui presidente è proprio Quagliariello. È stata una buona idea prendere soldi dall'imprenditore Romeo? Noi abbiamo una fondazione e questa fondazione è finanziata dagli imprenditori, da tanti imprenditori e fa iniziative politiche e culturali. Noi abbiamo però una particolarità, che tutto quello che ci viene dato è pubblico. Credo che l'imprenditore Romeo abbia dato tanti finanziamenti leciti a tante fondazioni oltre alla nostra. Si chiede perché soltanto la nostra ha detto di averlo ricevuto. Torniamo sulle pagine del centro e torniamo proprio a parlare di sanità e manette, dell'appalto della lavanderia. Abbiamo detto Lanciano, gli arrestati sono l'imprenditore Colasanti, la dirigente ASL Spadaccini, l'accusa 2 milioni extra per lenzuole e divise di 3 ospedali non lavate. E allora ora vediamo il servizio riepilogativo. Ha percepito milioni di euro indebitamente dalla ASL grazie alla compiacenza di alcuni funzionari dell'azienda sanitaria di Lanciano Vasto Chieti e i proventi illeciti sono stati impiegati per l'acquisizione di una villa a Porto Cervo in Sardegna posta sotto sequestro preventivo. Per questo stamani è stato arrestato il noto imprenditore lancianese, ma originario di Guardia Grele, Antonio Colasante. Una dirigente della ASL, Tiziana Spadaccini, è finita ai domiciliari. Altre 7 persone risultano indagate e tra queste c'è anche il direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco. Le accuse a vario titolo sono di truffa, abuso d'ufficio e riciclaggio. L'inchiesta è coordinata dal procuratore facente funzione di Lanciano, Rosaria Vecchi, e condotta dagli agenti del commissariato di Lanciano, della squadra mobile di Chieti, con l'ausilio della Guardia di Finanza di Chieti. La dirigente ASL, portata in commissariato, ha accusato un malore, mentre il manager Flacco è coinvolto per aver firmato delibere relative al servizio. Colasante è titolare della ditta Publiclean SRL, che ha un contratto in essere con la ASL per la gestione della lavanderia degli ospedali del comprensorio. L'inchiesta mette nel mirino l'indebita liquidazione della ASL alla Publiclean di 2 milioni e 130 mila euro. I funzionari della ASL indagati sono accusati di aver abusato del loro ufficio per favorire la ditta attraverso atti amministrativi illegittimi per erogare somme non dovute per gli anni dal 2009 al 2015. Le indagini, partite nel giugno 2016, hanno accertato che alla ditta venivano liquidate somme milionarie, mentre per contratto le spettavano 0 euro, perché l'accordo prevedeva che a fronte del pagamento per la biancheria dei letti la ditta si impegnasse a garantire 2 cambi di divise settimanali gratuitamente. In realtà questo non è mai avvenuto e le divise lavate avevano superato il numero di quelle che avrebbero dovuto essere garantite gratis. Inoltre le somme incassate dalla Publiclean venivano fatte oggetto di illecite movimentazioni. Nel giro di pochi giorni, transitando dal conto della Publiclean a quella della Hospital Service, facente parte della Colasante Holding, poi girate ad altri
altre società, sempre della stessa holding, prima alla Omnia Servizia, poi alla Zaffiro SRL. Infine utilizzate la Colasante per l'acquisto della villa di Porto Cervo, sequestrata perché frutto dei proventi illecitamente conseguiti. Torniamo sulle pagine del centro per parlare di un emendamento. Stop al riordino ospedaliero per i comuni del cratere. Questa sera alle 18 scadono alla Camera i termini per la presentazione degli emendamenti al decreto terremoto. Tra quelli già presentati dai parlamentari abruzzesi ce n'è uno firmato da Antonio Castricone, esponente del PD, e cofirmato da Maria Amato e Paolo Tancredi, che tocca la riorganizzazione ospedaliera. Il deputato PD ha detto: chiedo una sospensione di 36 mesi. Mi auguro che il governatore D'Alfonso e l'assessore Paolucci appoggino la richiesta davanti al governo. Di taglio basso, la procura dell'Aquila e gli appalti alla regione, uno scontro PM e difesa al riesame. È stata chiesta la revoca del sequestro dei documenti di Claudio Ruffini, una decisione imminente. E poi Pescara, Ateneo vietato, università stoppa i disabili, fuori uso 9, ascensori su 12, guasti anche in Montascale. Il papà di un ragazzo ha dichiarato: porterò mio figlio a Venezia. La madre di una ragazza in stampelle dice: deve salire 3-4 rampe di scale per raggiungere le aule. E poi per le scuole di San Silvestro 800.000 euro, il sindaco, assessore e dirigenti hanno illustrato gli interventi in un sopralluogo con personale e genitori. La viabilità sulla strada Parco, entra in funzione il filobus, ma solo per un pomeriggio. Un mezzo di Chieti arriva in prestito in città per testare le opere realizzate. È un passaggio obbligato per risolvere il contratto. Nessuna certezza sul futuro. Pescara, ancora l'ospedale avrà cardiochirurgia. Stop ai trasferimenti a Chieti, nasce la consulta clinica per la struttura di secondo livello. Sulla cronaca, picchia sangue un anziano per 6 euro, la polizia blocca il pestaggio davanti a San Cetteo, l'aggressore finisce in carcere e la vittima è un 81enne. Andiamo avanti, la protesta sul mercatino etnico. No al mercatino o blocchiamo la città. I commercianti ambulanti in comune per contestare l'opera per i senegalesi. Il centrodestra presenta 850 emendamenti. I commercianti ambulanti minacciano di bloccare la città se il mercatino etnico per i senegalesi verrà effettivamente realizzato nel sottopasso ferroviario di via Ferrari. L'avvertimento è arrivato ieri pomeriggio quando un folto gruppo di rappresentanti della categoria si è presentato in comune per un sit-in e per richiedere un incontro al sindaco in occasione dell'esame dell'apposita delibera in consiglio. Ieri a Pescara Consiglio Comunale all'ordine del giorno proprio il caso della realizzazione di un mercatino etnico dopo lo sgombero di quello adiacente alla stazione di Pescara, e il centrodestra presenta più di 700 emendamenti e spiega anche le motivazioni. Vediamo. Una questione che non trova ancora soluzione, quella del mercatino etnico di Pescara, fissato tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi. È stata bloccata da oltre 700 emendamenti presentati dal centrodestra, fermamente determinato a non dare assenso alla realizzazione di una nuova area destinata a creare nuovamente un ghetto di difficile gestione per la città. E questa è una soluzione assolutamente non percorribile, perché riteniamo che così facendo in realtà non ci sia assolutamente integrazione. Se vogliamo percorrere questa strada dell'integrazione, l'unica cosa è quello di portare il mercato dei senegalesi all'interno dei nostri mercati rionali. Questa è l'unica via percorribile, per cui noi abbiamo presentato oggi oltre 700 emendamenti per quanto riguarda questa questione, fermo restando che in questo periodo di magra, in cui veramente i fondi a disposizione degli enti, in questo caso il Comune di Pescara, sono veramente miserrimi, andare a spendere oltre 200.000 euro per una cosa di questo tipo la riteniamo veramente inopportuna. A rispondere alle questioni messe in campo dal centrodestra e Sinistra Italiana, che spiega in dettaglio come, secondo i regolamenti in atto, sia impossibile l'ingresso dei commercianti senegalesi e della necessità di creare integrazione con la realizzazione di un mercatino sperimentale che risponda ad altri requisiti. E le normative vigenti impongono una serie di criteri
criteri e di priorità per i quali i cittadini senegalesi o comunque chi opera da un numero minore di anni non avrebbe mai accesso, quindi non sarebbe possibile integrarli, mentre invece è possibile realizzare un mercato sperimentale e in quel caso pensare appunto al prodotto etnico, alla comunità migrante, non solo dei migranti, non solo dei senegalesi, noi questo vorremmo aprire dentro questo mercato, invece la possibilità di fare appunto questa sperimentazione come c'è in tantissime parti d'Italia. Ancora Consiglio Comunale, arriva il sì al depuratore più potente con 30 milioni per i lavori. Il Consiglio dà il via libera all'intervento, la Regione conferma il finanziamento, priorità all'area destinata ai rifiuti in via Fiora per realizzare le nuove strutture. E poi i vigili assolti, il caso arriva alla Corte dei Conti, 5 Stelle presentano un esposto, chi ha sanzionato gli agenti paghi 3.600 euro di spese processuali. Il caso è quello della questura elevata all'ex questore di Pescara e soprattutto all'intervento delle Iene, i 3 vigili che subirono delle sanzioni. Vediamo. 2 anni e 4 mesi, era il 19 novembre 2014 quando il caso della multa per divieto di sosta elevata all'allora questore di Pescara, Paolo Passamonti, fu denunciata nella trasmissione Le Iene per l'improvvisa scomparsa da parte di 3 vigili urbani che resero testimonianza diretta proprio in quella trasmissione. Da quel momento vennero applicate sanzioni disciplinari nei confronti dei 3, Donato Antonicelli, Claudio Di Sabatino e Angelo Volpe. A loro volta i vigili fecero ricorso al giudice del lavoro di Pescara. Dopo una lunga trafila arrivarono gli annullamenti per i 3 agenti e a marzo 2017 il comune di Pescara è stato condannato a pagare le spese di giudizio, oltre 3.000 euro. Ad intervenire il Movimento 5 Stelle, che da subito si schierò con i 3 vigili ed oggi chiede a chi dovranno far carico quelle spese legali. E noi chiediamo che il danno erariale causato da questo comportamento venga addebitato a coloro che sono i responsabili, ovvero a coloro che fanno parte dell'ufficio disciplinare e anche a coloro ovviamente che fanno parte del corpo di polizia municipale, ovvero il dirigente del corpo di polizia municipale. In realtà il sindaco dovrebbe rispondere a certe domande, ovvero chi gliel'ha fatto fare, chi gli ha ordinato di portare avanti queste sospensioni a carico dei vigili. Noi ci accontenteremo anche di queste risposte, poi sarà la Corte dei Conti a valutare chi all'interno della dirigenza è responsabile per il danno erariale, però politicamente il sindaco dovrebbe rispondere. I vigili hanno avuto ragione su tutti i fronti, quella multa andava fatta, non doveva essere ovviamente cancellata e ovviamente i vigili avevano tutto il diritto anche di lamentarsi, anche pubblicamente, di quel metodo. La Procura di Pescara l'attendiamo sempre, però l'aspettiamo per anni e su determinati ambiti ho paura che non voglia mai intervenire quando si tratta del comune. Di nuovo sulle pagine del centro, impianto sportivo, un altro stop, ritirata la delibera per un campo in via Prati, il permesso è atteso da 14 mesi. E poi il patrimonio dimenticato, la scultura tra le erbacce, l'assessore dice pagherò io. Da 8 anni le ninfe di Di Prinzio giacciono nel degrado del parcheggio delle Naiadi, il Movimento 5 Stelle solleva il caso e l'assessore Marcheggiani annuncia mi decurterò il 20% dello stipendio. L'intervento al Museo Cascella in programma anche il ripristino dell'illuminazione esterna. A Monte Silvano si parla del tragico volo avvenuto domenica mattina. Il sopravvissuto ha dichiarato la sera prima avevamo acceso la carbonella. Dopo la morte del clandestino precipitato dal 6° piano, i carabinieri ascoltano superstite padroni di casa. Le bombole di gas erano scariche, per cucinare si usava il braciere. Palazzo senza polizza, incendi da 1 anno. E poi Carlo Ariosto dice l'incidente mortale di domenica mattina non è l'epilogo ma solo l'inizio di una situazione di degrado gravissima. La legislazione blanda per i controlli nelle case. Norme immigrazione, l'avvocato Marchese dice proprietari obbligati a segnalare anche l'ospite ma si rischia solo la multa. Nel caso specifico interviene anche il prefetto che dà altri 15 giorni per sgomberare il ghetto. In via Oriosto la situazione sociale è più esplosiva della città. Da 20 anni alcune abitazioni occupate abusivamente dalle comunità dei senegalesi. E poi Maragno invoca misure efficaci sui decreti di espulsione, il governo lontano dai problemi reali del paese. Questa tragedia ha sconvolto Montesilvano e noi sindaci siamo abbandonati. E poi l'emergenza migranti è una frattura insanabile, nessun chiarimento nel centrodestra sulla crisi comunale aperta dalle dimissioni dell'assessore Cilli.
Operaio ferito al cimitero mentre solleva una bara a Francavilla, divampa la polemica sulla gestione dei servizi passata un anno fa a una ditta privata. Le opposizioni, tariffe alle stelle e poca sicurezza sul lavoro. E poi ancora su Francavilla, Valle Anzuca liberata dalle discariche, il tempestivo intervento di Comune e Cosvega. Malverdi in orbita Brioni per sostituire la Di Flore, il CEO di Agente Provocater, indicato come il possibile timoniere della Maison Vestina dopo l'interregno di Palus. E in azienda monta la vertenza sugli orari. E poi futuro e futurismi, ecco i vincitori, appena premiati gli allievi degli istituti medi Vestini del concorso scolastico. A Bussi bloccati gli stipendi per 10 lavoratori, si è sbloccata la situazione di difficoltà di una decina di lavoratori impegnati negli interventi per la ricostruzione a Bussi sul Tirino. Per mesi non hanno percepito stipendio se non somme minime, ma ora i problemi sembrano superati. Chieti processa all'autovelox, sono multe irregolari, annullate. Le Chieti il ricorso presentato al giudice di pace contro l'apparecchio che ha rilevato 14.000 infrazioni a Brecciarola. E poi cronaca d'Ortone, investita dal bus della sua azienda, incidente davanti alla ditta Napoleone, la titolare in prognosi riservata. Tutta la città, i funerali di padre Bonaventura, guardia grele saluta il frate del sorriso. Andiamo all'Aquila, casa Squillo, lo facevo per campare le ammissioni degli indagati nel corso degli interrogatori, c'era Soli, dice io, coinvolto perché in stato di bisogno. E poi addio a Nardecchia, fu vice sindaco e segretario provinciale della DC. Di taglio basso, il pianto del poliziotto è un equivoco, Avezzano, Fina respinge le accuse davanti al GIP ma lo inguaia un'intercettazione con la moglie. I furbetti del cartellino, si dimezza la lista. Nel comune di Sulmona gli indagati scendono da 49 a 25, riscontrate assenze anche per incontri galanti. Andiamo a Teramo, a Roseto, l'allarme alcol, rischia la vita a 17 anni per una sbronza, ragazza salvata dal coma etilico grazie all'intervento dell'ambulanza, era in Piazza Libertà con un gruppo di amici. Una ragazza di 17 anni ha rischiato di morire in pieno centro a Roseto, in Piazza della Libertà, a causa di un coma etilico nel tardo pomeriggio di sabato. A salvarle la vita sono stati gli operatori del 118, intervenuti dopo la chiamata di alcuni passanti amici che erano con lei. Accompagnata d'urgenza al pronto soccorso di Giulianova, la ragazza, dopo le dovute cure, si è lentamente ripresa. Secondo alcune testimonianze, una comitiva di ragazzi avrebbe trascorso il pomeriggio dapprima in un locale bevendo aperitivi alcolici e poi in piazza, dove si sono messi a bere altri alcolici acquistati in un supermercato vicino. Ad Atri una finta dottoressa ruba 25.000 euro a un anziano. E poi l'allarme a Tortoreto, frana minaccia le abitazioni sulla collina di Cavatassi. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, spazio alle previsioni meteo di Luca Mennella, tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, andiamo sulle pagine del Messaggero. In apertura, la Regione non lo spende, a rischio il tesoretto dell'Unione Europea. Si tratta di 436 milioni per lo sviluppo che ora potrebbero tornare a Bruxelles. L'allarme è stato lanciato da Febbo e Sospiri di Forza Italia, non è sufficiente fare soltanto bandi. E poi tra le dichiarazioni di Forza Italia andiamo a chiedere i fondi per i danni del maltempo, ma potrebbero dirci che i soldi già li abbiamo. 2,6% è la percentuale delle risorse che sono state impegnate, ha fatto peggio soltanto il Friuli Venezia Giulia. Ieri a presentare una classifica su quelli che sono i fondi destinati dall'Unione Europea alle regioni italiane sono stati due consiglieri di Forza Italia, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri, l'Abruzzo penultimo in classifica proprio per la spesa. Vediamo. 436 milioni di euro provenienti dall'Unione Europea ottenuti dalla Regione Abruzzo per lo sviluppo rurale. 66.000 aziende agricole disseminate sul territorio, una scadenza datata 31 dicembre 2018 e un dato preoccupante. Ad oggi solo il 2,26% della somma risulta la voce spesa cumulata. Una spesa in cui, in una graduatoria nazionale, la nostra Regione risulta penultima. Al primo posto spicca Bolzano con il 19,78%.
Un quadro sconfortante che Forza Italia denuncia spiegando gli errori commessi dal governo D'Alfonso. Rischiamo di mandare indietro, siamo la penultima regione in questa pessima graduatoria, di rimandare indietro ben il 14,68% dei fondi europei, gli unici fondi che sono reali a disposizione in un momento di difficoltà enorme dell'economia regionale in generale, ma soprattutto il comparto agricolo, che era quello che invece resisteva di più e che chiaramente di fronte a ciò che è successo da agosto in poi fino ad arrivare a fine gennaio, credo che ha necessità di un intervento immediato. Un momento di grande criticità per il territorio se si pensa che la regione Abruzzo chiede fondi al governo per rimettere in piedi un comparto fondamentale per il territorio e che vede ancora 432 milioni di euro non assegnati. Il problema è su tutti i fondi europei, non è solo sul PSR. Nell'agricoltura il problema è stato soprattutto in quella annunciata riforma della macchina burocratica, che poi si è rilevato un fallimento totale, è stata bloccata, è stato fatto una deportazione, io proprio così la chiamo, di dipendenti dall'agricoltura verso altri settori, peraltro con il ricorso degli stessi dipendenti che il Tribunale ha dato ragione ai dipendenti. Ultima vergogna che è stata fatta è quella dei prepensionamenti, un settore dove ci sono 66.000 aziende disseminate su tutto il territorio che hanno necessità di contatti quotidiani con la direzione che vede tutta la periferia chiusa e tutto concentrato solo a Pescara. Credo che insomma questa sia intanto la prima cosa macchinosa. Ancora sulle pagine del Messaggero si parla di Industria 4.0, atenei abruzzesi bocciati, tutte le università escluse dalla mappa del governo, necessaria un'azione decisa di Confindustria. E poi le testimonianze e i convegni, un 8 marzo per fare rete, festa impegno in tutta la regione, iniziativa per riflettere sul ruolo e difficoltà delle donne in occasione dell'8 marzo. A Pescara le prove di filobus sulla strada Parco, Tua verifica l'elettrificazione del percorso con un mezzo prestato da Chieti per poi risolvere il contratto con l'Alpic. Il test è fissato per oggi pomeriggio, intanto su Facebook i comitati si mobilitano per organizzare azioni di protesta. Antonella De Cecco, meglio dirottare il trasporto pubblico su Viale Bovio e lasciare alle bici il corridoio verde. E poi il caso delle Iene, le sanzioni annullate ai vigili, l'esposto del Movimento 5 Stelle alla Corte dei Conti. Il verdetto, Pettinari e Colletti del Movimento 5 Stelle dicono il Comune pagherà 4.000 euro per contestazioni ingiustificate e ora fuori i responsabili. Di spalla i medici in campo, al Santo Spirito una consulta per l'ospedale di secondo livello. Violenze, 500 casi in un anno, la marcia delle donne. Verso l'8 marzo sindacati, circoli e collettivo studentesco aderiscono all'appello del centro Ananche. Massacra di botte, un 80enne per rubare pochi euro. L'anziano, solo alla guida di un furgoncino, è stato salvato grazie all'intervento di due agenti del 113. È stato arrestato l'aggressore. In manette Francesco Mestrangelo, l'aggressione domenica davanti alla cattedrale di San Cetteo. In malora le naiadi di Di Prinzio, la Marcheggiani, l'assessore ai beni culturali, dice salveremo l'opera. Acque chiare, via libera al parco depurativo, opere per 30 milioni. Il Consiglio approva la delibera rivista con emendamenti ed Alfonso illustra impianti e risorse anti-inquinamento. Il tragico volo, omicidio colposo, le indagini sul rogo, la procura ipotizza anche l'immigrazione clandestina dopo la tragedia nel palazzo di Via Isonzo a Montesilvano. Nel pomeriggio di oggi l'autopsia sul corpo della vittima, il senegalese Ndiaga Diallo, difficili i rilievi nell'appartamento. Dimesso lo straniero intossicato, molti testimoni hanno raccontato del continuo via vai di immigrati nella casa. E poi il giorno dopo il quartiere in bilico tra pietà e intolleranza, siamo addolorati, era una brava persona, ma altri dicono le regole vanno rispettate, non è razzismo. E poi la querela, i vigili, tutte regolari, le multe al semaforo, il comandante Casale dice puniti soltanto coloro che passano con il rosso e i furbetti del cambio corsia. Questo è riferimento alle multe al semaforo di Corso Umberto, angolo Via Adige, a spiegarlo il vicecomandante dei vigili di Montesilvano, Nicolino Casale, riguardano automobilisti che passano con il rosso e quelli che da furbetti cambiano corsia. La trattativa Villa Carmine, il Vescovo al vertice per la Chiesa
E poi il concerto evento, il Tormentone Gabbani, il 2 agosto a Pescara. Occidentali Scarmal d'Annunzio, la tappa del tour estivo del Trionfatore di Sanremo. All'Aquila, Gran Sasso, corsa contro il tempo per riaprire nel fine settimana, incontro tra centro turistico e Ustif. Giuliani dice: facciamo ogni sforzo possibile, la rottura delle fontarie agita le acque, si tenta di salvare una stagione disastrosa. Cordeschi attacca e dice: non è vero che non è stata trasmessa una relazione, non si agisce così. E poi addio a Ludovico Nardecchia, cultura e politica in lutto. Il mondo della cultura e della politica in lutto se n'è andato a 84 anni. Ottavio Ludovico Nardecchia, presidente onorario dell'istituzione sinfonica abruzzese, che aveva guidato dal 15 dicembre del 90 fino al maggio del 2010, quando gli successe Antonio Centi, assicurando all'ente, che oggi ricorda passione e autorevolezza, la stabilità e la serenità necessarie per rafforzare il proprio ruolo di protagonista culturale della regione. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Bernardino a Piazza d'Armi. Le macerie che ostacolano la rinascita. 70 famiglie non possono rientrare nelle proprie case perché non viene demolita la casa dello studente. L'assessore Di Stefano rassicura e dice: delibera in giunta entro la settimana e poi gara d'appalto da 1 milione. Antonietta Centofanti torna a sollecitare la realizzazione di un parco della memoria. Il progetto Casa a Piacenza, l'inchiesta sui balconi, il caso secondo i giudici, c'è un legame tra la truffa e la bancarotta della società emiliana. La prima unione civile a Sulmona, le quarantenni Valentina, insegnante, e Gianna, infermiera, fanno coppia già da 4 anni e da 2 vivono insieme. Fissata per venerdì prossimo la pratica del processo verbale, che prende il posto delle pubblicazioni nei matrimoni comuni. Le coniugi hanno una bambina dopo una fecondazione eterologa eseguita a Bruxelles da donatore danese. E poi ad Avezzano il poliziotto corrotto piange davanti al GIP, si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, Ivo Di Terlizzi, ritenuto il capo dello spaccio. A Chieti, villa in Sardegna con i soldi ASL, arrestato Colasanti, il DG indagato, scoperte fatture gonfiate per oltre 2 milioni, manette anche la dirigente Spadaccini, il noto imprenditore accusato di riciclaggio, concorso in abuso d'ufficio per Flacco. Il servizio di lavanderia doveva essere gratuito, invece è stato pagato con i fondi pubblici e i 9 finiscono nei guai. E poi di spalla, verbali a raffica, il Velox diventa un bancomat per il comune. Di taglio basso la città che cambia, l'ex scuola Nolli in vendita e ok del comune all'albergo. Le strade pericolose, investiti bimbo ferito, donna grave, episodi distinti a Bucchianico e Ortona, prognosi riservata per la titolare di Napoleone. A Lanciano ZTL semafori, l'ironia corre sul web, munitevi di un bel cannocchiale e per leggere gli orari, chi paga il costo dei semafori prima installati e poi rimossi, l'opposizione in 6 anni di pupillo ha fatto solo confusione tra decisioni estemporanee, errori e spreco di denaro pubblico. L'assessore Caporale dice: lungi da noi l'idea di fare cassa, ci stiamo attivando per montare segnalazioni idonee. A Vasto un altro raid dei ladri acrobati che colpiscono in via Pescara, malviventi si arrampicano lungo i discendenti per rubare soldi e preziosi. Andiamo a Teramo, negozi e uffici, città deserta, canzio contro le transene, l'assessore al commercio dice vanno rimosse, non penalizziamo ulteriormente le attività. Oltre 60 chiusure in pochi mesi, le categorie si riveda anche la ZTL. L'economia del centro in ginocchio a causa delle calamità che hanno provocato oltre 3.000 sfollati e le zone urbane off limits. E poi Quagliariello lancia idee anche in chiave locale, come abbiamo raccontato prima, presentato il nuovo movimento. Ponzano, D'Alfonso, il sindaco Di Pietro Dalla Boschi per le frane, l'incontro a Palazzo Chigi per chiedere 20 milioni con cui stabilizzare il sito in dissesto. A Giulianova, Luna Rossa, calano le prime nebbie, l'ex presidente del porto dice è merito mio se la mitica imbarcazione arriverà da noi. Sono stati necessari 2 anni di lavoro e incontri. Vasanella dice mi infastidisce che sindaco e altri politici si vantino di iniziative non loro.
avrebbero dovuto invitare anche me. La polemica è ormai aperta, ad aprire l'approdo in città a dicembre era già deciso tutto. Nella città delle polemiche scende un alone di nebbia anche sulla Luna Rossa, che ad aprile dovrebbe approdare nel porto di Giulianova. La notizia era stata riportata la settimana scorsa dal nostro giornale, che aveva seguito la riunione al termine della quale era stato dato l'annuncio, ma dall'elenco di quanti avevano partecipato all'incontro e contribuito all'evento mancava l'ex presidente da poco dell'ente porto, Paolo Vasanella, che in una nota ha ritenuto di ristabilire la verità sul ruolo di ognuno nella vicenda. E poi a notaresco, noi senza elettricità, colpa della burocrazia, la storia di una famiglia che dal 24 marzo potrebbe perdere un servizio essenziale. Ora andiamo sulle pagine del quotidiano La Città. In apertura la villa in Sardegna con i soldi della ASL. Due arresti e 9 indagati per la truffa nella gestione del servizio di lavanderia per Lanciano Vasto Chieti. Gli arrestati, si tratta del titolare della Publiclian Antonio Colasante e della dirigente ASL Tiziana Spadaccini. Di spalla l'inchiesta sugli appalti, Claudio Ruffini presenta ricorso sulle indagini a suo carico. Di taglio basso si parla di maltempo con un'allerta meteo. Da stamattina vento forte, mareggiate e neve nell'entroterra. La Protezione Civile regionale ha invitato le associazioni a tenersi in preallerta, soprattutto nelle zone costiere. Andiamo avanti, il rimpasto continuo. La Giunta Brucchi tornerà a 9 assessori, dentro Dodo e un quarto Gattiano. Attorno alle poltrone anche le nomine in fondazione al BIM e le candidature. Tutto collegato alla prima tessera del puzzle sono le riconferme al BIM del tancrediano Pasquale Tiberi e del gattiano Gianfranco Puca. E poi le nomine, presidenza BIM, dubbi di inconferibilità su Iacchetti e Zoilla, mentre il centro-sinistra si spacca, il centro-destra punta a strappare un nome trasversale. La Lorenzin accelera la cura del cancro al Mazzini, il ministro della Salute a fine marzo in città per inaugurare un nuovo macchinario dalla radioterapia. Ospedale unico, la visita servirà anche a fare il punto sul nosocomio unico per acuti e sul destino degli altri 3 ospedali. E poi politica, nuovo centrodestra, visita prevista dopo il probabile scioglimento di NCD, si studia un appoggio a Legnini verso la regione. Di Dalmazio e Quagliariello hanno una nuova idea, grande interesse per il movimento dei moderati e liberali di centrodestra, anche fuori dalla presentazione. E poi teramane maltrattate, sono 300 denunce in un anno, minacce, percosse, stalking, stupri, la questura in camper per aiutare le vittime nel giorno della festa della donna. Abbellante assalto con spaccata al bar Bed & Coffee, i ladri devastano il locale con un SUV e derubano i soldi delle slot. Andiamo avanti, Nico Carusi si candida ufficialmente, Tortoreto l'ex consigliere presenta la lista, il simbolo e la sede elettorale. E poi Martin Sicuro, il centro-sinistra verso la candidatura istituzionale della segretaria Foglia. Balneazione, il Ruzzo promette lavori per garantire spiagge pulite, l'incontro con gli albergatori, amministratori di Alba Adriatica e Martin Sicuro. A Corropoli Cultura il comune chiama e la regione non risponde, la richiesta per l'esposizione di antiche ceramiche è rimasta lettera morta. A Giulianova, Partito Democratico, riunioni carbonare anti-Filipponi. I giovani del partito proprio non lo sopportano come candidato sindaco. Tra gli sgarbi contestati la delega per Di Giacinto e la carica di vice sindaco per la Cameli. E poi anche qui la precisazione, Luna Rossa attracca Giulianova grazie a Vasanella. Via Sauro, i commercianti avevano ragione, i lavori dopo l'estate, nonostante le rassicurazioni del sindaco, a rischio anche quelli di Viale Orsini, sempre sulle cronache di Giulianova. Andiamo a Roseto, la Ciancaglione vicina agli scissionisti PD, l'ex candidata sindaco di Roseto, alla riunione romana con Enrico Rossi. Altri ingressi, indiscrezioni parlano anche di un avvicinamento al nuovo movimento di Marco Verticelli. E poi sulle cronache di Roseto, la 17enne in coma etilico in pieno centro, il sindaco promette interventi. Un nuovo confronto con i balneatori sulla pista ciclabile in programma per il primo cittadino di Roseto. E poi il decoro urbano, 4 nuove magnolie sul lungomare Celomi, sono state piantate grazie all'impegno della cooperativa Lidi delle Rose.
A Silvi, crisi aperta se Comignani non molla a parti pilo. Il sindaco conferma la fiducia al vertice nonostante le critiche al piano regolatore generale. Situazione inaccettabile per i consiglieri della PD. La minoranza osserva la discussione tra gli amministratori di CSX e si prepara in caso di elezioni anticipate. E poi l'incontro in comune. Roseto accoglie gli studenti stranieri ospiti del Moretti. A Pineto un nuovo sottopassaggio per la stazione, inizieranno tra pochi giorni i lavori da 250.000 euro di RFI. La cultura, così i versi sconfissero il manicomio, la pazza della porta accanto, Anna Foglietta e Alda Merini nella pièce di Fava. Per la festa della donna, a tutto campo, 8 marzo, tra mostre, storia, monologhi, dibattiti, premi e iniziative contro la violenza, quindi iniziative di sensibilizzazione. E poi la pagina dello sport, il Teramo, il diavolo ora ha bisogno anche di segnare, Ugolotti domenica se l'è presa con la difesa, ma fino ad ora ha proposto sempre un Teramo piatto e che non ha mai messo in seria difficoltà gli avversari di turno. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero, anche qui per la pagina dello sport, iniziamo dalla Serie A, dal Pescara. Allora, delle scelte, tecnico e società già al lavoro per valutare l'organico con il quale verrà affrontata la prossima stagione, l'attacco è da rifondare, difficile anche il ritorno di Nicastro, tanti difensori, mentre a centrocampo si prevedono delle cessioni. Tornano Polidori, Perrotta e Karkalis, ma potrebbe essere ceduto presto anche il giovane talento Koulibaly. Di spalle, coda e out con l'Udinese, tocca a Bovo o a Fornasier. E poi per il volley a due, una Sieco a due facce, in casa inarrestabile. Ortona non perde più un set davanti al pubblico amico, ma per la salvezza la strada è ancora molto lunga. Lega Pro, Teramo, la classifica comincia a fare paura, 10 giornate dal termine, la salvezza diretta sembra essere più complicata. Ugolotti arrabbiato per l'amnesia difensiva messa in mostra contro il Venezia. Ora ci spostiamo sulle pagine del centro, anche qui apriamo la pagina dello sport, sempre con il Pescara, titolo Calvario Pescara, infortuni a ripetizione, ma Zeman tira dritto, il Boemo non getta la spugna, dobbiamo vincere qualche partita. L'allenatore dice la squadra deve dimostrare il suo valore, l'obiettivo è migliorare la condizione fisica. Emergenza in avanti, Gilardino KO, il rientro di Pepe lontano, però si spera di riavere buyback con l'Atalanta. E poi coda, squalificato, rientra Bovo oggi la ripresa. Il calcio non cambia, resta Tavecchio, il presidente confermato con il 54% dei voti. Abodi dice lavorerò in un altro contesto. E poi missione impossibile, l'Empoli impicchiata e le rivali dormono. Un punto in 6 gare per i toscani, il 9 aprile la sfida con il Pescara. La Lega Pro, il diavolo dopo il crollo col Venezia, Teramo, la difesa finisce sotto accusa, l'allenatore Ugolotti duro dice qualcuno non ci sta con la testa, nel mirino anche l'intoccabile Capitan Speranza. E allora con lo sport noi concludiamo la nostra rassegna stampa, prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14, invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.